Ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di Rock Politic. In questa nuova puntata vorrei parlare di un argomento un po' scomodo, sia quello tra Russia e Ucraina, che comunque sta monopolizzando i nostri media e la nostra attenzione. Quello che vorrei fare è una premessa, diciamo, perché sicuramente è un argomento molto delicato da trattare e da analizzare. Sicuramente già gli esperti di geopolitica fanno molta fatica a dare un'opinione a riguardo. E sicuramente io non ho le competenze adeguate per riuscire ad analizzare in maniera empirica la situazione, però comunque è sempre piacevole dare un'opinione, confrontarsi anche con i lettori, con i visitatori della nostra pagina per uno scambio di idee. Quello che sta accadendo, secondo me, in questo momento, è soprattutto in Europa, volevo analizzare la situazione in Europa, quello che sta accadendo è uno scontro ideologico, secondo me, tra due grossi poli, ossia quello filo occidentale e quello filo russo. E questo sicuramente è dovuto nel corso degli ultimi decenni a una politica da parte della Russia e di Putin molto interventista nel nostro sistema politico-ideologico. Questo come è accaduto? È accaduto soprattutto con finanziamenti che sono arrivati a molti partiti. In questo caso da collocare nell'area di destra, come è accaduto con il Partito Conservatore inglese, che è stato quello che è riuscito ad attuare la Brexit. Quindi questo possiamo diciamo, collocarlo come appunto una politica russa che ha cercato nel corso degli ultimi anni di influenzare la politica europea su un filone anti-Unione Europea. E questo si è visto soprattutto anche negli ultimi anni con gli interventi economici, i finanziamenti da parte del sistema russo nel nostro sistema, partiti come magari la Lega o Fratelli d'Italia, comunque sono sempre stati partiti che si sono contrapposti per una posizione molto anti-europeista nel corso degli scorsi anni. Adesso ovviamente non si possono giudicare questi partiti come anti-europei, anche perché sono partiti che si stanno integrando nel sistema europeo come Fratelli d'Italia e Lega Nord, però comunque qualche anno fa avevano posizioni molto anti-euro. Soprattutto anche la politica russa, l'apice di questo interventismo da parte di Putin, l'abbiamo visto nella campagna elettorale di Donald Trump, ossia abbiamo visto come la forza, il potere economico di Putin si è riuscito ad entrare addirittura nella politica americana e riuscire a mettere uno come Donald Trump, che si è sempre contraddistinto per le sue azioni politiche che andavano molto a favore della politica espansionistica russa, in quanto Trump ha sempre visto l'America non più come un ruolo dominante in tutto il mondo, ma come uno stato sovrano che deve pensare solamente ai propri confini. E quindi Putin, che ha sempre parlato di multipolarità a livello internazionale, ossia avere più poli, non solo un polo come quello americano che riusciva a comandare, a dare un ordine mondiale in tutti i continenti, ha sicuramente avuto un grande appoggio da parte di Donald Trump. Però comunque questo è sempre accaduto nel nostro sistema politico, come abbiamo visto anche il Movimento 5 Stelle avere molti legami con l'apparato, il Partito Comunista Cinese, abbiamo visto la Via della Seta, che è stato sicuramente un grandissimo accordo storico, che poi ovviamente ha avuto delle limitazioni, però che poteva cambiare radicalmente la nostra storia economica con gli Stati Uniti d'America. E sicuramente è da vedere anche la posizione di Draghi come una posizione importante in un momento come questo. Sicuramente Draghi non è un uomo scelto in maniera casuale in questo momento, lui si è sempre contraddistinto per il suo filoatlantismo, lui anzi è considerato dagli americani un americano, quindi in questo momento una figura come Draghi per l'equilibrio della NATO è sicuramente una persona molto molto importante, anche se ha avuto delle strigliate dal New York Times, comunque per la sua posizione sulle sanzioni che sono andate a colpire non solo la Russia, ma in particolare noi. Una figura che in questo momento è molto, molto discussa, molto chiacchierata, è quella del professor Orsini.
professore censurato nella sua università, dove insegnava per le sue posizioni, diciamo, brutto da definire anti-americane, perché lui comunque non si è mai definito anti-americano, però ha dato, diciamo, nel suo modo di vedere un'attenuante all'invasione da parte della Russia sull'Ucraina. Ecco, secondo me questo è io non condivido pienamente chi la pensa così, comunque rispetto la posizione, però penso che in questo momento l'Occidente, in un momento già di difficoltà dovuto alla pandemia, in questo momento ci troviamo in discussione, in quanto ci troviamo praticamente accerchiati da queste due superpotenze che sono la Russia, che si sta spingendo sempre più verso di noi. Abbiamo anche la Cina, che in questo momento le sue mire espansionistiche sul Pacifico, soprattutto su Taiwan, fanno molta paura, sull'Africa. E quindi l'Occidente si trova, diciamo, accerchiato da queste due superpotenze. E io credo che comunque l'Occidente, noi siamo i rappresentanti della democrazia in tutto il mondo, nel senso che non possiamo mai paragonare la nostra democrazia con il sistema russo o il sistema cinese. E quindi credo che l'invasione da parte della Russia di uno Stato sovrano come l'Ucraina, che richiedeva solo il diritto di entrare nella NATO, questo che può anche può andare contro gli interessi della Russia, però comunque lì ci siamo arrivati. Zelensky non è arrivato a caso, non è stato messo dagli americani. È un presidente che è stato votato dagli elettori e dalla popolazione ucraina con una campagna elettorale che prevedeva l'avvicinamento dell'Ucraina all'Unione Europea e nella NATO. Quindi i cittadini ucraini, con il 70% dei voti, che non sono pochi, hanno deciso di appoggiare questa politica di avvicinamento al mondo occidentale da parte dell'Ucraina. E vedere una persona, perché la guerra la definiamo la guerra di Putin, non la guerra della Russia, perché comunque anche all'interno della Russia è molto divisa su questa questione. Molti giornalisti sono stati imbavagliati, la popolazione non può dire la sua, e vengono arrestati quotidianamente sempre dei manifestanti. E quindi, cioè, per me è veramente assurdo il discorso di cosa stiamo parlando. Cioè, la democrazia va prima addirittura, secondo me, del nostro essere, perché è proprio un fondamento su cui ci dobbiamo sempre e sempre battere. Ovviamente anche qua nel mondo occidentale la democrazia ha molte, molte lacune, molte difficoltà, però comunque credo che il nostro sistema sia un sistema molto più democratico di quello che vivono i cittadini russi e i cittadini cinesi ogni giorno. È per questo che dobbiamo resistere in tutti i modi a questa guerra ideologica che si sta combattendo in questo momento. E quindi io credo che bisognerebbe fermare in tutti i modi, non bisogna avere paura di una guerra nucleare, di farsi intimorire da un uomo che minaccia un intervento nucleare che segnerebbe veramente la fine della nostra era, del nostro mondo. Quindi non dobbiamo avere paura, dobbiamo combattere prima, come stiamo facendo adesso, con le sanzioni, con le ideologie, con la democrazia. E se ci sarà da prendere in mano le armi, bisognerà comunque aspettare un casus belli e sicuramente aspettare un pretesto che non dovremmo essere noi a scaturire. Quindi, secondo me, viva la democrazia sempre, e bisognerebbe sempre combattere per la democrazia e mai, mai farsi schiacciare da prepotenza e violenza. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima puntata di Rock Politics.